Il Parma chiama, il Pisa risponde, presente, vittoria in rimonta, vittoria importantissima per la formazione toscana di Luca D'Angelo dopo due sconfitte e un pareggio tra le polemiche contro il Venezia di Paolo Vanoli venerdì scorso nell'anticipo che aveva aperto la 25esima giornata. Ritrova il successo all'Arena Garibaldi, il Pisa, di un sempre più lanciatissimo Luca D'Angelo. Era lo scorso 1 ottobre del 2022, del vecchio anno, il ritorno dopo due pareggi e quattro sconfitte sotto la gestione tecnica di Rolando Maran per l'allenatore che lo scorso anno ha sfiorato la promozione, il ritorno in Serie A sulla panchina toscana con la finale playoff persa contro il Monza di Giovanni Stroppa del duo storico Silvio Berlusconi Adriano Galliani. È una serata che riporta il successo che mancava davanti ai propri tifosi dallo scorso 17 dicembre dal Tris rifilato alle rondinelle al Brescia. Una vittoria che riproietta all'interno della zona playoff il Pisa di Luca D'Angelo, come detto all'inizio del video, dal successo storico, dall'impresa che abbiamo commentato pochi minuti fa al Benito Stirpe, dal successo 3-4 per il Parma di Fabio Pecchia con la doppietta incredibile del Mudo Vasquez in quel del Benito Stirpe, alla risposta della Pisa di Luca D'Angelo, una risposta, una vittoria in rimonta che parla rumeno, perché dal gol del pareggio firmato da Olimpiu Muruzan al destro, secco, sotto la traversa, all'Eurogol, possiamo dirlo tranquillamente, da parte di Marius Marin. Cosa si è inventato il capitano? Cosa si è inventato l'ex centrocampista della Catanzaro, che non segnava dalla stagione 2020-2021 e da una punizione battuta dalla tre quarti da parte di Beruato, il colpo di testa a svettare da parte di Toure, che era andato a segno all'andata, e poi parleremo della gara d'andata. Svetta Toure, palla vagante, non ci pensa due volte, conclusione pazzesca sotto la traversa, si è inventato davvero un gol pazzesco, e in queste ultime settimane stiamo ammirando davvero dei gesti tecnici incredibili in questo campionato che ci sta regalando gol, spettacolo e tante emozioni e, come sempre, tante sorprese, perché questa sera non era così scontato il successo per la formazione toscana, che arrivava, come detto, dalla doppia sconfitta in questo 2023 contro Cittadella e Sudtirol qui in quel dell'Arena Garibaldi, e dal pareggio invece venerdì scorso nell'anticipo che aveva aperto la 25esima giornata contro la formazione lagunare, con tante polemiche per l'ex tecnico dello Spartak Mosca Paolo Vanoli, soprattutto per quel calcio di rigore annullato a Poyanpalo, che avrebbe comunque regalato il doppio vantaggio a fine primo tempo alla formazione lagunare. Ma torniamo a questo anticipo, a questo doppio anticipo, perché passiamo dai 7 gol del Benito Stirpe ad una partita ricca di emozioni, con due espulsioni da una parte e dall'altra, e una rimonta che ha dell'incredibile, perché rimonta che è arrivata in inferiorità numerica nel corso del secondo tempo dal sinistro in diagonale di Olimpiu Muruzan all'Eurogol, al gol pazzesco firmato da capitan Marius Marin, che ha fatto venire letteralmente giù l'Arena Garibaldi per un gol che ha riproiettato in zona playoff a quota 38 punti in classifica, a meno 1 dalla pericolante, e non solo per i risultati in campo, per la regia di Pippo Inzaghi, a meno 2 dal terzo posto in questo momento occupato dalla coppia formato
formata dalla Südtirol di Pierpaolo Besoli e dalla Bari di Michele Mignani. Ma andiamo a riepilogare il match. Partenza con grande enfasi per la formazione toscana, con il tentativo di progressione tra Muruzzano e Gliozzi, chiuso al meglio dall'intervento di Struna, e poi al decimo passa la formazione di casa con l'imbucata in verticale per Gliozzi, che serve all'interno dell'area piccola proprio Olimpio Muruzzano, che con il sinistro batte Gori per il vantaggio per il Pisa. Gol che però verrà annullato con l'intervento della VAR per la posizione di fuorigioco per l'ex attaccante di Cosenza e Como, che andava a caccia del decimo gol stagionale, proprio colui che la scorsa settimana ha ripreso una partita che sembrava ormai destinata alla sconfitta, la terza sconfitta consecutiva per il Pisa qui all'Arena Garibaldi dopo quelle partite contro Cittadella e Südtirol. Al gol annullato per posizione di offside a Muruzzano, al gol annullato al Tapin, annullato a Samuel Di Carmine, che sembrava poter anche non essere della partita viste le assenze in casa grifo da parte di Rosi e Di Serio, invece gioca e poteva anche essere decisivo l'ex attaccante della Cittadella. Gol annullato anche per Di Carmine sull'imbucata dell'argentino Casasola, e poi al 31esimo la prima decisione che manderà su tutte le furie il pubblico dell'Arena Garibaldi per la decisione presa dal signor Santoro, che estrae il cartellino rosso diretto a Hermanson per una trattenuta nei confronti di Di Carmine, che poteva sicuramente andare a rete ma non era assolutamente ultimo uomo. Rimangono tanti dubbi su questa decisione, e al 38esimo sulla cross di un sempre prezioso Casasola, un giocatore che può fare reparto da solo, l'ex cremonese, frosinone e salernitana, uno dei tanti uomini di fiducia di Fabrizio Castori, cross teso sul secondo palo, colpo di testa tentato da Quan che va a sbattere sul braccio di Esteves, calcio di rigore per Santoro. Dagli 11 metri si presenta Thiago Casasola, che riesce a battere con il destro l'estremo difensore toscano Nicolas per il vantaggio ospite, per un vantaggio un po' sorpresa, ma soprattutto per quanto riguarda la seconda parte del primo tempo, meritato. Tante polemiche nel corso del finale del primo tempo, passiamo alla ripresa con una Pisa completamente diversa, galvanizzato probabilmente dal discorso a fine primo tempo del proprio tecnico, grande imbucata di Gliozzi per Moruzzan, marcatura da rivedere nei confronti di Sgarbi, e Muruzzano è bravo a girarsi con il suo sinistro in diagonale, batte Gori per il gol del momentaneo 1-1. E poi, come detto, altra chance per Muruzzano su un bel cambio gioco da parte di Nagy per Beruato, pallone teso all'interno dell'area piccola per lo stesso Muruzzano, e poi al minuto numero 58 si coordina al volo di prima intenzione Marius Marin per il gol che completa la rimonta in inferiorità numerica 10 contro 11 per il Pisa di Luca D'Angelo. Partita che sembra poter giungere al termine, non è così neanche qui all'Arena Garibaldi, perché Santoro estrae un cartellino rosso nei confronti di Pass per una gomitata nei confronti di Calabresi, e poi nella finale doppia chance per il Grifo, prima con una doppia conclusione di Matos e poi con lo stesso Luperini. Una Perugia che arrivava da 5 vittorie nelle ultime 8 gare, 3 vittorie nelle ultime 4, che però subisce la seconda sconfitta consecutiva lontano il Renato Curi dopo il pomeriggio, dopo lo show andato in scena sabato scorso contro
la Ternana di Cristiano Lucarelli. Dall'altra parte invece un successo che vale doppio vista la vittoria, vista l'impresa al Benito Stirpe del Parma di Fabio Pecchia. Spettacolo e soprattutto l'Eurogol che incanta l'Arena Garibaldi, firmato da Capitan Marius Marin. Grazie per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video!